Ho pensato molto a come portare questa serie sul canale e devo ammettere che ancora non so di preciso come affrontare l'argomento, perché c'è un discorso di fondo che va a minare la validità dell'intero progetto di cui non riesco proprio a capacitarmi. Un'incoerenza così grande su un argomento tanto delicato da parte del più grande colosso di streaming del momento che è veramente inspiegabile. Comunque non voglio che l'intero video sia un discorso polemico sui comportamenti e le intenzioni di Netflix con questo prodotto. Questa è pur sempre una recensione, ma è impossibile parlare della nuova serie di Ryan Murphy, Dahmer, senza affrontare tutto ciò che vi gira attorno. Non lo faccio praticamente mai, ma stavolta le due cose sono troppo interconnesse, quindi ho deciso di dividere il video in due parti. Prima analizzeremo la serie e poi vi esporrò le mie perplessità sull'intero progetto, collegando il discorso alle scelte di Netflix. Dahmer, Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Questo è il titolo completo della miniserie Netflix ideata da Ian Brennan e Ryan Murphy. I due avevano già collaborato in precedenza a progetti come Glee e Scream Queens, prodotti che pur essendo profondamente diversi tra loro, condividevano una certa leggerezza di fondo. Stavolta, ad ulteriore dimostrazione della loro grande versatilità, hanno deciso di puntare su qualcosa di più serioso, con un genere particolarmente in voga al momento, quello del true crime. Raccontando le terribili gesta del cannibale di Milwaukee. Sempre su Netflix, ad ottobre uscirà anche The Watcher, la nuova serie horror proprio di Ryan Murphy. A momenti nemmeno finisce questa, che sono subito pronti con l'altra. È veramente prolifico come autore, conosciuto ai più, tra le altre cose, per essere l'ideatore dietro ogni stagione di American Horror Story. È proprio da quest'ultima che Murphy va a pescare uno dei suoi attori feticcio per portare Jeffrey Dahmer su schermo, ovvero Evan Peters, che nel corso degli anni ha accumulato una discreta esperienza con personaggi violenti e disturbanti, interpretandoli in numerose occasioni, ma mai come stavolta era riuscito ad essere così convincente. Dahmer ha diversi punti di forza, di cui tra poco andrò a parlare nello specifico, ma il primo di essi a spiccare è proprio l'eccezionale performance di Peters, che riesce a restituire l'apparente mitezza e la reale mostruosità del killer, come se fosse stato in grado di assorbirne l'oscurità per riportarla su schermo, attraverso una recitazione minimalista che toglie invece di aggiungere, fatta interamente di sguardi, postura e cadenza vocale. Come da tempo siamo abituati a vedere nella rappresentazione di assassini e persone disturbate all'interno di film e serie. Un Evan Peters che sembra aver dato il meglio di sé, non dico per capire Dahmer, perché ciò è impossibile, ma quantomeno ha cercato di trasporlo nel modo più fedele possibile, considerando anche i limiti portati da alcune scelte di sceneggiatura. E per esserci riuscito, deve aver affrontato sicuramente un lungo processo di studio ed immedesimazione per nulla semplice. La storia di Jeffrey ci viene raccontata attraverso uno schema abbastanza utilizzato in film e serie di questa tipologia. Si parte dalla fine per poi saltare all'inizio e mostrarci progressivamente come si è arrivati a quella situazione. Ma in questo specifico caso, gli autori hanno deciso di aggiungere anche una non linearità dei fatti. Quindi ci vengono rivelati i momenti più importanti della vita del killer saltando avanti e indietro nel tempo. Ad esempio ci parlano di una cosa passata che però vediamo essere messa in scena puntate dopo, oppure interrompono di colpo delle situazioni che saranno poi riprese negli episodi successivi. Tale scelta serve non solo ovviamente a rendere la narrazione più interessante, perché per lo spettatore è gratificante vedere come tutti i punti vadano a collegarsi, ma anche perché sfruttando questo stratagemma è possibile rappresentare al meglio la frammentata psiche di Dahmer, mostrandoci quando certe pulsioni e certe problematiche abbiano cominciato a prendere forma dentro di lui e quali azioni siano state la conseguenza del loro sviluppo. All'interno della serie ogni scelta stilistica è stata presa per comunicare al pubblico, nel modo più efficace possibile, la fragile e disturbata mente di Dahmer. Oltre alla mancata linearità degli avvenimenti, contribuiscono a creare questa costante atmosfera di follia anche le musiche, sia i brani scelti dell'epoca, con la canzone Please Don't Go che diventa una sorta di ritornello nella storia, ma soprattutto il tema originale della serie, così sinistro ed inquietante. Perfetto per il personaggio che rappresenta. L'ho adorato. Oltre alla colonna sonora, altro fattore importantissimo nella serie è la fotografia. Come si può evincere anche dalla locandina, il colore predominante è il giallo. Nel linguaggio cinematografico questo è un colore abbastanza particolare, perché il suo significato varia a seconda del contesto. Può rappresentare gioia, felicità o speranza, ma anche malattia, insicurezza ed ossessione. Ovviamente nel caso di questa serie il suo compito è quello di esaltare tutto il gaudio e l'innocenza del protagonista, con quella sua bella chioma bionda, il viso angelico da bravo ragazzo,
lo sguardo che per nulla grida «Fuggite, sono un sociopatico!» Troia, ma chi è questo? Chiaramente sto scherzando e il giallo esalta la follia di Dahmer. Infatti è proprio nel suo appartamento, luogo dove vengono effettuati la maggior parte degli omicidi, che questo colore risalta al massimo. Non solo! Oltre a ciò, l'uso predominante del giallo serve a rimarcare l'onnipresenza della figura di Jeffrey nella vicenda. Come se tutto quello che vediamo venisse filtrato attraverso le lenti indossate dal protagonista per somigliare ai due suoi idoli, l'imperatore di Star Wars e il killer dell'Esorcista 3. Quando si parla di questa serie è importantissimo tenere in considerazione che nonostante Jeffrey Dahmer venga messo al centro di tutto, anche quando non è fisicamente in scena, tutto ciò che vediamo ruota comunque attorno a lui e alle sue azioni. A differenza di come può accadere in altri prodotti di questo tipo, il protagonista non viene mai guardato con ammirazione. Mi spiego meglio. Quando personaggi complessi ed insoliti come i serial killer vengono trasposti su schermo, il rischio è sempre quello di farli risultare come figure troppo affascinanti, perché comunque il male, l'oscurità esercitano una certa attrattiva su di noi. In una storia sono sempre i cattivi, portatori di questi concetti, ad essere più interessanti. Ma in questo caso ciò non accade. Dahmer viene trattato con rispetto, esattamente come le sue vittime, perché per quanto problematico è stato un essere umano e in quanto tale ha compiuto delle scelte sbagliatissime e per questo meritevoli di essere condannate, ma comunque frutto della sua persona. Per fare ciò ed evitare in qualunque modo che la serie guardasse al killer e dai suoi omicidi con quella che anche solo lontanamente potesse essere confusa come un'accezione positiva, in fase di sceneggiatura sono stati sacrificati alcuni aspetti della personalità di Dahmer. Non scordiamoci che lui abbordava le vittime nei locali per poi portarle a casa sua. Per riuscirci così tante volte, doveva sicuramente essere una persona affabile, con un certo carisma. Questo suo lato non esce moltissimo nella serie, solo in qualche sequenza ed in minima parte. Per questo sostengo che Evan Peters sia stato così bravo. Nonostante queste limitazioni, è riuscita a non scadere mai nel macchiettistico o nel caricaturale. A regalarci un'interpretazione splendida non è stato esclusivamente lui, ma anche tutti i suoi comprimari. Se nella prima metà della serie ci si concentra molto attorno a Dahmer, con quella struttura episodica che ho già descritto in precedenza, successivamente la narrazione torna ad avere una certa linearità e si sposta molto più sulle vittime. Già il sesto episodio è interamente incentrato su uno dei ragazzi che verranno poi uccisi, e dopo viene inoltre concesso ampio spazio sia alle famiglie colpite dal killer, mostrando tutta la loro rabbia e la loro sofferenza, ma anche ai genitori dello stesso Jeffrey, distrutti dalle azioni del figlio, incapaci di non colpevolizzarsi, anche loro vittime di questa terribile vicenda. È una cosa che raramente si vede all'interno di queste storie. Da questo punto di vista, la serie può quasi risultare pionieristica. A testimonianza di ciò, anche i titoli che sono stati dati ad alcune delle ultime puntate. La settima, incentrata sulla vicina di Jeffrey, viene intitolata Cassandra, alludendo alla profetessa inascoltata della mitologia greca, perennemente ignorata, esattamente come Glenda e le sue segnalazioni alla polizia. L'ottava, Lionel, mette sotto i riflettori il padre di Jeffrey. La nona, il mostro, non torna a concentrarsi sul killer, ma risalta ancora una volta le conseguenze dell'intera vicenda sulle persone coinvolte e sulla società americana. Dare ampio spazio alle vittime è stata una scelta doverosa che ho apprezzato, a maggior ragione una volta visto il messaggio di fondo che la serie vuole comunicare, ovvero quello di ricordare i ragazzi uccisi da Dahmer. Ma è proprio a proposito della rappresentazione degli omicidi che è stata adoperata una scelta che mi ha fatto un po' storcere il naso. Nonostante la brutalità del racconto, la violenza è edulcorata a livello visivo. Non che ci fosse bisogno di scene estremamente crude, la serie già di per sé è abbastanza corposa ed impegnativa. Gli autori non hanno voluto appesantirla maggiormente perché consapevoli di catturare lo spettatore pur senza far leva sulla morbosa curiosità umana verso immagini raccapriccianti. Quindi, sebbene è una scelta che io possa comprendere, non la condivido, perché così facendo non viene restituita appieno l'immane efferatezza dei crimini di Dahmer e viene fornita un'immagine distorta della figura del serial killer. Ho sentito diverse persone, una volta terminata la visione di tutte le 10 puntate, dire di aver empatizzato con Jeffrey Dahmer. Allora, capite bene che queste sono affermazioni abbastanza assurde. Provare empatia verso qualcuno vuol dire comprenderne gli stati d'animo, i comportamenti, i pensieri e le emozioni, mettersi metaforicamente nei panni dell'altro. Com'è possibile fare una cosa del genere con qualcuno che uccide delle persone, fa sesso con i cadaveri o si masturba su di essi e poi li mangia? Per non parlare di quando si mette a trapanare la testa dei malcapitati per iniettare dell'acido nei fori al fine di trasformarli in zombie. È impossibile.
impossibile provare empatia per Jeffrey Dahmer semplicemente perché è impossibile comprenderlo. Può essere normale invece provare pena per lui e per i serial killer in generale, perché sono persone rotte. Hanno, passatemi il termine, un guasto interno, non funzionano come esseri umani, sono coscienti e responsabili delle proprie azioni, sanno che è sbagliato, ma la loro totale mancanza di empatia li rende schiavi delle loro pulsioni incontrollabili. In un certo senso, noi possiamo arrivare a provare pietà per loro, ma empatia? Quello mai. I serial killer non possono essere compresi, giustificati o perdonati. Sono abbastanza convinto che se la reale atrocità dei crimini di Dahmer fosse uscita nella serie, quasi nessuno si sarebbe azzardato a dire di quanto avesse solo bisogno di aiuto e magari tutto poteva essere evitato. Tali affermazioni, però, sono figlie anche di quella che secondo me è stata un'eccessiva drammatizzazione della vicenda. E qui arriviamo a parlare del grande problema di questa serie, ovvero l'ipocrisia dietro l'intero progetto. Come è normale che sia, la storia di Jeffrey è stata romanzata per poter essere trasposta. Non c'è niente di male a cambiare qualche fattore per rendere più interessante la vicenda. Ad esempio, il personaggio della vicina è stato sostituito. Nella realtà, Glenda Cleveland abitava nella palazzina di fronte a quella di Dahmer. Era sempre lei ad effettuare segnalazioni alla polizia, ma era un'altra donna a vivere accanto a lui. Nella serie, queste due persone sono state unite per rendere il tutto più drammatico ed inquietante. Su questo cambiamento non ho nulla da ridire. Ci sta, ma se il tuo obiettivo è quello di raccontare in modo abbastanza veritiero la figura di Jeffrey Dahmer, guardandolo con oggettività, perché vai a cambiare alcuni aspetti della sua infanzia? Come a voler farmi vedere da dove fossero nati i traumi del killer, quasi a volerlo giustificare. Nella realtà Jeffrey non ha avuto un'infanzia così terribile, i suoi genitori erano un po' assenti, certo, ma aveva comunque degli amici, non era un bambino totalmente isolato come ce lo fanno passare. Non è vero che quando ha 17 anni la madre prende il fratello e lo abbandona, lei l'aveva portato con sé, è lui che una volta divenuto maggiorenne ha voluto far ritorno da solo in quella casa. Questi sono cambiamenti per me incomprensibili, ma non è nulla rispetto a ciò che hanno fatto dopo. Tutta la storia di Tony, il ragazzo sordomuto, potrebbe essere completamente inventata. Non ci sono certezze riguardanti un'amicizia barra relazione tra lui e Dahmer. Nel corso degli anni sono state fornite diverse versioni, ma Jeffrey ha sempre sostenuto di averlo incontrato una volta sola, la notte in cui poi lo ha ucciso. Immaginate la mamma del ragazzo come deve essersi sentita davanti alle immagini della serie. Vedendo questa fittizia versione di suo figlio, compie reazioni probabilmente inventate, che a momenti sembrano quasi far passare a Jeffrey la voglia d'uccidere. Ve lo dico io come si è sentita e come si sono sentiti tutti i familiari delle altre vittime. Non bene, tant'è che è scoppiata un'accesa polemica intorno alla serie proprio a causa di questo argomento. Ha senso far rivivere a delle persone tutto quel dolore soltanto per creare intrattenimento? Se la risposta fosse no, dovremmo rinunciare a tantissime storie tratte da fatti realmente accaduti che potrebbero recare sofferenza diretti interessati. Quindi non ritengo che questa sia la strada giusta, anche perché le storie, per quanto macabre e dolorose possano essere, meritano di essere raccontate, ma bisogna comunque aver rispetto di quelle persone. La serie manda esattamente questo messaggio: rispetto per le vittime, non devono essere dimenticate. Poi però non solo non è stato chiesto il consenso ai familiari, che vabbè, ci può anche stare perché non avresti mai ottenuto una risposta affermativa da tutti vista l'enorme mole di persone coinvolte, ma almeno una lettera, un comunicato, una mail, una cartolina, qualcosa per avvertirli di quello che stai facendo, lo vuoi mandare? Invece niente, Netflix professa il rispetto per quelle persone sbandierando questo messaggio di solidarietà, ma poi sono i primi a sbattersene completamente. Quanta ipocrisia, che schifo! Inutile che nella serie mi fate vedere di come le famiglie delle vittime si siano sbattute affinché nessuno traesse profitto da questa terribile vicenda e poi siete i primi ad approfittarvene. Non mi risulta che parte dei proventi siano andati ai familiari, perché a voi non frega nulla di loro. Volevate solo far chiacchierare tutti della novità sulla vostra piattaforma e ci siete riusciti. Va bene, in quanto azienda non ci si aspetta nulla di diverso da voi. Siete degli sciacalli, ma almeno abbiate la decenza di non ostentare questo tipo di messaggio. Perché ce ne accorgiamo che vi nascondete dietro un dito? Non siamo mica scemi. Concludo dicendo che comunque Dahmer, Monster, The Jeffrey Dahmer Story è un buon prodotto. Ha un lato tecnico notevole, ci sono ottime interpretazioni, viene messa in risalto l'assurdità di tutta la vicenda, mostrando come il serial killer se la sia cavata per così tanto tempo solo grazie al privilegio di essere bianco. La polizia dell'epoca viene aspramente criticata per questo e messa in ridicolo. Come è giusto che sia, a causa del loro razzismo si rifiuta
rifiutavano di ascoltare persone nere davanti alle parole di un bianco, e ciò ha portato alla morte di 17 persone. Ci sono dei bei messaggi, ci si schiera a favore delle minoranze, tutto quello che volete. La serie è bella, Netflix, e per questo io me la guardo, però vaffanculo.